Bentrovati ad una nuova edizione del telegiornale di TRM H24. In primo piano la cronaca, tragedia a Cisternino in provincia di Brindisi. Una neonata è morta dopo un parto avvenuto in casa. Sul caso è intervenuto anche il sindaco Lorenzo Perrini, che ha dichiarato: la nostra comunità è sconvolta. Sentiamo. Una neonata è morta nelle scorse ore a Cisternino, in provincia di Brindisi, subito dopo il parto che è avvenuto all'interno di un'abitazione in via Cesare Battisti, non distante da Palazzo di Città. La mamma, una donna di 34 anni, è stata trasferita d'urgenza all'ospedale Perrino di Brindisi, dove adesso è ricoverata nel reparto di ostetricia e ginecologia. La sua è una famiglia conosciuta da tanti nel piccolo borgo del nord brindisino. A quanto si apprende, dopo aver avvertito i primi dolori, la 34enne avrebbe raggiunto la casa dei genitori, non distante dal suo appartamento. Da qui è giunta la chiamata al 118 dopo il parto. Il personale medico intervenuto sul posto ha subito stabilizzato la donna per un'emorragia post-parto prima del ricovero in ospedale. In corso gli accertamenti da parte della procura di Brindisi. Sul caso è intervenuto il sindaco di Cisternino Lorenzo Perrini, che dopo aver appreso la notizia della morte della neonata ha rilasciato una breve intervista all'ANSA. La nostra comunità è sconvolta per questa tragedia, le sue parole. Tutto quello che sarà necessario fare per la donna e per la sua famiglia lo faremo. Resta però un sentimento di profondo dolore per quanto avvenuto. Al momento non abbiamo altri particolari, quindi è prematura ogni valutazione su questo caso. Quel che è certo, conclude il primo cittadino, è che oggi è un giorno triste per la nostra comunità. La Corte di Appello di Bari ha ridotto a 16 anni di reclusione la condanna per il boss di Bari Vecchia, Filippo Capriati, nei cui confronti è caduta l'accusa di associazione a delinquere finalizzato al traffico di droga. La decisione arriva dopo che la Cassazione a settembre 2022 aveva annullato con rinvio la precedente decisione dei giudici di secondo grado baresi, nella parte in cui era stato riconosciuto anche il reato di associazione. Per lo stesso motivo sono state rideterminate le pene per altri 5 coimputati. La GIP di Bari, Rosa Caramia, ha emesso decreto di giudizio immediato nei confronti di Davide Lepore e Giovanni Di Donna, ritenuti responsabili dell'omicidio di Ivan Lopez, commesso nel quartiere San Girolamo di Bari la sera del 29 settembre 2021. Era il 29 settembre del 2021 quando il 31enne Ivan Lopez fu ucciso sul lungomare 9 maggio nel quartiere San Girolamo di Bari durante quello che fu a tutti gli effetti un agguato di mafia. A distanza di più di 2 anni da allora, la GIP di Bari Rosa Caramia ha emesso decreto di giudizio immediato nei confronti di Davide Lepore e Giovanni Di Donna, il 30enne e il 28enne ritenuti responsabili del delitto. I due, assistiti dagli avvocati Marianna Casa di Bari e Francesco De Maio, rispondono di omicidio pluriaggravato in concorso con l'aggravante del metodo mafioso, perché avrebbero agito per conto del clan mafioso camorristico Capriati di Bari Vecchia e del clan Parisi Palermiti del quartiere Iapigia, in lotta con il clan Strisciuglio, che invece aveva il predominio sui quartieri San Paolo e San Girolamo. La GIP ha ritenuto esistente anche l'aggravante della premeditazione. Lepore e Di Donna, detenuti a Bologna e Viterbo, rispondono anche di porto e detenzione illegale di arma da sparo. Lopez fu infatti ucciso con almeno 6 colpi di pistola mentre tornava a casa su un monopattino elettrico e del furto di 2 auto, una delle quali utilizzata per recarsi nei pressi dell'abitazione della vittima. Lepore, secondo i PM, sarebbe stato l'esecutore materiale dell'omicidio, mentre Di Donna avrebbe aiutato a commettere il delitto rubando circa 20 giorni prima a Polignano a Mare un Alfa Romeo Giulietta e una Fiat 500L, poi effettivamente utilizzata per raggiungere la vittima nei pressi della sua abitazione. Lopez, secondo gli inquirenti, sarebbe stato ucciso per ritorsione perché insieme a suo fratello Francesco, ora collaboratore di giustizia, avrebbe compiuto delle estorsioni nei confronti di Lepore, titolare di alcune autorimesse di Bari e vicini ai clan Capriati della Città Vecchia. I fratelli Lopez invece erano esponenti del clan Strisciuglio. L'omicidio, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, è maturato in un contesto di fibrillazioni e dalle contrapposte azioni di fuoco incominciate nell'estate 2021 fra il clan Strisciuglio e il clan Parisi Palermiti di Iapigia. Caso Foggia, è stato presentato il ricorso al giudice ordinario con comunicazione al prefetto per la decadenza della neosindaca episcopo. Nel merito, la richiesta di aspettativa sarebbe stata inoltrata dalla sindaca oltre i termini consentiti.
La sindaca di Foggia sarebbe a rischio decadenza, un caso, senza che ancora sia stato convocato il primo consiglio comunale, non essendoci certezza sui nomi di tutti gli eletti. A seguire i dubbi sollevati da alcuni, c'è ora il primo ricorso al giudice ordinario presentato da Mainiero, candidato sindaco nell'ultima tornata. La professoressa Episcopo, per non incorrere nella causa di decadenza, entro il 5 di novembre del 2023 doveva cessare dalle funzioni e non è oggetto di opinioni. Questo cosa vuol dire? Che non c'è da essere felici per la città, ma dà la cifra, restituisce la cifra delle competenze, delle capacità, ma anche, se mi consentite, di un profilo di opportunità. Quibus quindi la comunicazione di aspettativa da funzionario pubblico che sarebbe arrivata fuori tempo massimo. La eventuale decadenza inficerebbe gli atti amministrativi del nuovo esecutivo con effetto retroattivo, qualora e quando venisse conclamata. E non è un capriccio elettorale, ma riguarda la legittimità degli atti che compie un sindaco di una città capoluogo che dovrà gestire tutte le ingenti risorse del PNRR. La nullità che grava su tutti gli atti di un soggetto che è di fatto decaduto, ovviamente qualora il giudice ordinario avvalorasse quello che non dice Giuseppe Mainiero, dice il combinato disposto del decreto legislativo 39 e del testo unico degli enti locali. Per la sindaco Episcopo, chi paventa la sua decadenza toppa. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito afferma: mi ha concesso l'aspettativa senza assegni per mandato politico con decorrenza dal 6 novembre 2023. Cambiamo argomento. I delegati RSU FIM, FIOM e WILM di Acciaierie d'Italia hanno inviato una comunicazione all'azienda diffidandola dal fermare l'impianto AFO 2 dello stabilimento di Taranto, che sarebbe già in fase di rallentamento della carica, e annunciando lo stato di agitazione da subito e lo sciopero di 48 ore dei lavoratori di esercizio dell'area Alto Forni a partire da domani, giorno in cui si riunisce l'assemblea di Acciaierie d'Italia. L'azienda aveva diramato una nota spiegando la necessità di avviare un programma di interventi manutentivi riguardanti diverse aree produttive, con la fermata per 7 giorni dell'Alto Forno 2. La decisione dell'azienda in particolare comporta l'utilizzo del solo Alto Forno 4, essendo già fermi AFO 5 e AFO 1. I sindacati sostengono che l'azienda ad oggi non ha fornito alle rappresentanze dei lavoratori comunicazione sui futuri assetti produttivi, a partire dalla fermata di agosto dell'AFO 1. Troviamo del tutto fuori luogo che si pensi a una fermata di AFO 2, aggiungono i sindacati, in quanto potrebbero determinarsi situazioni di criticità dal punto di vista della sicurezza dei lavoratori, dal punto di vista ambientale e di salvaguardia degli impianti, con la conseguente fermata totale dello stabilimento. Ci spostiamo in Basilicata, dove da domani ci sarà la probabile fumata bianca nel centrodestra per la scelta dei candidati per la presidenza della regione e del comune di Potenza. Resta invece l'impasse nella coalizione di centrosinistra, divisa sul nome dell'imprenditore Angelo Chiorazzo. Sentiamo. Secondo alcune indiscrezioni dovrebbe essere domani la giornata giusta per la fumata bianca ed avere i nomi dei candidati per la presidenza della regione Basilicata e del comune di Potenza nella coalizione di centrodestra. Infatti dovrebbe riunirsi nuovamente il tanto atteso tavolo romano tra i leader dei partiti di maggioranza. Da lì dovrebbero arrivare la riconferma di Vito Bardi per Viale Verrastro e il nuovo nome per il capoluogo di regione lucano, ovvero quello dell'attuale assessore regionale all'agricoltura Alessandro Galella. Attenderemo eventuali novità, considerato che per il momento vige il massimo riservo su questa informazione, che stenta legittimamente a trovare conferma. Da decifrare gli effetti di una simile scelta per la Lega, il partito del Carroccio infatti da settimane avanza il nome dell'ex parlamentare attuale sindaco di Tolve Pasquale Pepe per la presidenza della regione. I recenti risultati leghisti sul territorio lucano, però, con numerosi consiglieri regionali che hanno abbandonato il partito dopo le elezioni del 2019, non mettono i salviniani in una posizione di vantaggio. Sul fronte opposto, attenzione focalizzata sui pentastellati lucani. Infatti, mentre nel centro-sinistra l'imprenditore
di Senise Angelo Chiorazzo continua ad avere il sostegno del Partito Democratico, nel Movimento 5 Stelle è acceso il dibattito. Dopo un'intesa iniziale arrivata da Roma, sono stati 4 i gruppi territoriali pentastellati che hanno dichiarato di non accettare la sua leadership e dunque sperano di poter trovare un'altra soluzione. In questo momento di attesa anche l'esponente del PD ed ex parlamentare Salvatore Margiotta tenta di riavviare un dialogo nel partito per individuare un'alternativa da portare sui tavoli di confronto della coalizione, ma il segretario regionale Giovanni Lettieri non vuole saperne. Valvano del PSI, come noto, si è ufficialmente defilato sul nome di Chiorazzo e ha ricevuto anche il sostegno sul metodo dall'ex governatore, oggi tra le fila dei calendiani, Marcello Pittella. Entrambi i partiti infatti chiedono di attivare le primarie per individuare i nomi al fine di evitare imposizioni romane. Sul fronte azione, notizia di poche ore fa che il sindaco di Tursi, Salvatore Cosmo, ha ufficializzato la sua adesione al partito. Ritengo che sia questo lo spazio politico per dare una svolta alla Basilicata, ha detto il sindaco. Quello che di prezioso abbiamo. La regione Puglia ha stanziato 250 milioni per progetti e interventi di potenziamento delle strumentazioni sanitarie, della telemedicina e il rafforzamento generale dei servizi sanitari. Si tratta della prima tranche della programmazione europea in materia sanitaria relativa ai fondi europei FESR FSE 2021-2027. Ci tengo a sottolineare, ha dichiarato l'assessore alla sanità Rocco Palese, che l'individuazione di queste progettualità risponde a precise esigenze della nostra strategia regionale basate sui dati di attività e sull'ascolto dei clinici del nostro territorio. Tema sempre quello della sanità, perché stanno tornando a salire i contagi da coronavirus in Puglia. I dati sono della Fondazione Gimbe, che sottolinea la bassa copertura vaccinale della popolazione. In Puglia tornano ad aumentare i casi di contagio da Covid-19. Dopo una lunga fase di quiescenza, il virus è tornato ad avere un'incidenza non trascurabile sulla popolazione della regione. Ad evidenziarlo il rapporto della Fondazione Gimbe. Nella settimana dal 23 al 29 novembre è stato registrato un peggioramento dell'incidenza per 100.000 abitanti con 53 casi. Il rapporto ha inoltre evidenziato un aumento dei nuovi casi del 20,4% rispetto alla settimana precedente. Resta sotto la media nazionale l'occupazione dei posti letto in area medica pari al 5,7%, mentre è sopra la media nazionale l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva pari al 2,3%. Ma il dato sicuramente più preoccupante riguarda la copertura vaccinale, che resta estremamente bassa in un periodo critico per la possibile diffusione di questa tipologia di virus. Solo lo 0,3% degli under 60 si è vaccinato contro il Covid. Tra i 60 ai 69 anni la copertura raggiunta è dell'1,9%, si sale al 3,5% tra i 70 e i 79 anni e solo al 4,5% tra gli over 80. Le farmacie come primo presidio sanitario, il loro ruolo è stato ribadito nel corso del convegno organizzato da Federfarma Bari e l'Ordine dei Farmacisti. Ascoltiamo. Il farmacista può essere considerato il nuovo influencer della salute e della prevenzione. Le farmacie, infatti, sono considerate come primo presidio sanitario sul territorio, legame che si è consolidato nel corso della pandemia. Il ruolo all'interno della società è stato rimarcato nel corso del convegno organizzato a Bari da Federfarma e dall'Ordine dei Farmacisti. La farmacia è porta d'ingresso del Servizio Sanitario Nazionale, risponde a tutte le esigenze che si determinano per il rilancio della sanità territoriale. Il piano nazionale vaccinale prevede espressamente che la farmacia rientri, come di fatto è accaduto, tra i siti vaccinali. L'Organizzazione Mondiale della Sanità e le competenti autorità nazionali evidenziano la necessità di aumentare la copertura vaccinale, poiché la profilassi della influenza stagionale, ma anche il Covid, rappresentano delle sfide che vanno affrontate con consapevolezza, e la farmacia si candida a essere non soltanto il luogo dove si somministrano i vaccini, ma anche il presidio territoriale della sanità, dove il farmacista accompagna il paziente in un percorso
di informazione, di educazione, di rassicurazione, poiché indubbiamente la profilassi vaccinale, che rappresenta uno straordinario strumento di potente copertura e prevenzione, possa essere affrontato con la necessaria consapevolezza. Mai più è il tema dell'evento culturale, artistico e di informazione proposto da Universo Salute Opera Don Uva di Foggia. Ascoltiamo. L'informazione, la documentaristica d'autore e il teatro scelgono il posto dove vivono i non autosufficienti per parlare di violenza contro la donna. Universo Salute Opera Don Uva di Foggia propone Mai Più, l'opera teatrale dedicata al tema. Ci siamo sempre interessati dei problemi femminili, in modo particolare della donna, del suo inserimento in società. Al Don Uva sono ospitati i pazienti in riabilitazione, gli anziani in cerca di memoria e i fragili, gli ultimi. Noi siamo al fianco delle donne, cerchiamo di portare il nostro contributo, lo possiamo fare con forza e lo continueremo poi in seguito, non ci fermeremo qui. Ospitare cultura e arte è messaggio potente lanciato da chi la violenza l'ha combattuta dal di dentro, emarginando i violenti finiti nelle inchieste giudiziarie. Mi sono innamorato della storia di Alfredo. Ho cercato di raccontarla con delicatezza e con rispetto e soprattutto non mi andava di concentrarmi sui fatti di cronaca. Volevo raccontare una storia sì di dolore, ma anche una storia di riscatto, di forte speranza. Una fiducia nel modo in cui doveva venire raccontata questa storia, in senso di dignità. Cioè, va bene raccontare la storia dei miei cari, va bene portarla in giro, ma comunque bisogna sempre rispettare le persone, bisogna rispettarli e lui li ha rispettati. Promossa dalla biblioteca L'isola che non c'è alla presenza dei ragazzi dell'orfanotrofio San Giuseppe, la visione del documentario Nel nome che ho scelto va un po' più in là della storia di un figlio che ha visto la propria madre uccisa da un padre assassino. Sottoscritto un nuovo protocollo tra Uniba e Aeronautica per implementare la ricerca nel settore aerospaziale. Per gli studenti si aprono così anche nuove opportunità occupazionali. Il futuro degli studenti pugliesi guarda sempre più all'aerospazio. Aumentare la sperimentazione, la ricerca e la formazione sulle tematiche del volo umano spaziale è l'obiettivo del protocollo sottoscritto da Università degli Studi di Bari e Aeronautica Militare. La collaborazione si concretizzerà attraverso workshop, seminari e lezioni per gli studenti, dirigenti e funzionari che interesseranno anche il settore sportivo e sanitario. Bene, è un protocollo che sostanzia di fatto una collaborazione tra l'Ateneo Barese e l'Aeronautica Militare, che proprio in Puglia ha molta della propria attività sia addestrativa che operativa, quindi era quanto mai doveroso anche con l'Ateneo di Bari stipulare questo accordo che permetterà una serie poi di convenzioni discendenti di reciproca collaborazione e mi permetto di dire addirittura contaminazione, perché sia le attività formative della Forza Armata, sia ovviamente le attività universitarie e di facoltà dell'Ateneo Barese possono trovare punti di incontro per lo sviluppo di programmi di formazione. Formazione, ma anche possibilità occupazionali. Saranno infatti organizzate occasioni di recruitment e stage formativi rivolti a studenti e dipendenti a completamento del percorso accademico e professionale. Lavorare con le Forze Armate significa migliorare la qualità della formazione dei componenti Forze Armate, ma anche di una contaminazione fra Forze Armate e mondo civile, quanto mai necessario in questo momento, visto gli impegni che devono avere le nostre Forze Armate e i cittadini in un'idea di pace. Secondo incontro del progetto delle politiche giovanili, che con la collaborazione dei comuni ha previsto l'attivazione di 96 nodi territoriali dislocati su tutta la regione. Oggi è stato presentato il programma delle attività da realizzare presso i nodi. Vediamo. Fornire aggiornamenti sui prossimi passi del progetto ad un anno dal lancio e contribuire allo sviluppo delle relazioni e alla creazione di comunità di pratiche tra i nodi della rete. È il secondo incontro organizzato in Fiera delle Vanti a Bari del progetto delle politiche giovanili che con la collaborazione dei comuni e del partenariato socio-economico ha previsto l'attivazione di 96 nodi territoriali dislocati su tutto il territorio pugliese. Spazi di comunità e di scambio che si arricchiscono di elementi virtuali ma che sono concreti e tangibili
tangibili e pensati per soddisfare la richiesta di partecipazione dei giovani. Provare a costruire uno scambio di informazioni, di perplessità, di dubbi o di potenzialità o di buone prassi è una delle ottiche che abbiamo voluto costruire attorno a Galattica, che vuole interconnettere persone, giovani, ma soprattutto esperienze. Durante l'evento è stato presentato il programma regionale delle attività da realizzare presso i nodi e a seguire si sono svolti 4 tavoli di lavoro facilitati dal team di Young Worker, istituito a supporto della rete Galattica, dedicati rispettivamente a referenti operativi, operatori di sportello, RUP e amministratori. Oggi ci incontriamo per la seconda volta, ma con 96 nodi, tutti i comuni che hanno aderito all'iniziativa, a circa metà del percorso. La bellezza di Galattica è che ogni territorio si muove a seconda di quello che sono le caratteristiche delle comunità locali. Quindi abbiamo dei percorsi di accompagnamento per la creazione di impresa, ma abbiamo anche laboratori musicali, abbiamo dei percorsi di palestre di progettazione per sostenere le idee giovanili. È una rete di 540 partner locali tra associazioni, sindacati, movimenti giovanili che insieme realizzano percorsi per la sostenibilità ambientale, per l'educazione all'economia, tutto quello che può servire ai ragazzi per diventare cittadini del futuro. Le associazioni imprenditoriali giovanili di Foggia e gli ordini professionali hanno siglato un protocollo di intesa. L'intento è quello di operare in rete per lo sviluppo del territorio. Fare rete, monitorare il comparto produttivo ed imprenditoriale Dauno per farsi promotori di sviluppo. Con queste motivazioni è stato siglato il protocollo di intesa tra i giovani imprenditori di Confindustria Foggia, gli ordini professionali e le associazioni giovanili. Il focus di questo protocollo è unirsi realmente. Noi, ogni associazione, ogni direttivo di ogni associazione si impegna da oggi ad invitare 1-2 esponenti dei direttivi delle altre associazioni, delle rispettive associazioni. Questo farà sì che ad ogni direttiva, ad ogni ordine del giorno, ci saranno seduti al tavolo più prospettive, più idee e più visioni, diciamo, delle materie. Quindi questo non può chiaramente che accrescere un valore per ogni associazione. Il territorio non può crescere senza professionisti adeguati, senza professionisti specializzati, e in questo senso l'avvocato, nella sua evoluzione e nella sua funzione, non può che venir meno rispetto all'unione delle rete di professionisti che oggi ci hanno chiamato a questo bellissimo tavolo, che vede quindi la presenza anche dell'AIGA, di cui noi siamo sicuramente certamente onorati. Unirsi per il futuro è lo slogan scelto, una comune volontà di intenti per favorire il ricambio generazionale, tutelare le categorie professionali coinvolte, formare i professionisti del futuro e collaborare con le istituzioni, facendo sistema per la crescita territoriale. Grottaglie nel Tarantino si prepara al Natale. Nella città delle ceramiche è previsto un ricco programma di eventi che partirà ufficialmente l'8 dicembre. A Grottaglie è partito il conto alla rovescia. Ancora qualche ora e anche nella città delle ceramiche si accenderà la magia del Natale. Sarà il pomeriggio dell'8 dicembre, quando con l'accensione delle luminarie partirà ufficialmente il programma natalizio degli eventi. Il borgo antico grottagliese è protagonista, con le tipiche inchiosce illuminate e addobbate a festa, ma spazio anche alla città nuova. Dall'8 di dicembre c'è il cosiddetto effetto wow, nel senso che abbiamo collegato le accensioni delle luci natalizie d'accordo con i comitati, con le associazioni dei commercianti. Si avvia il grande cartello natalizio che dall'8 sino al 6 gennaio prevede tantissime iniziative. Ci saranno, diciamo, degli artisti di strada, ci saranno delle pettolate, ci saranno delle casette di Babbo Natale nelle varie giornate, ma anche degli stand enogastronomici, la pista di pattinaggio, la ruota panoramica. La volontà di cittadini e comitati attivi permette al borgo antico di rivivere, soprattutto durante le festività. I residenti infatti si sono occupati di ornare i vicoletti delle inchiosce con luci e decorazioni. Abbiamo avuto una spinta emotiva, il Natale ci ha riempito proprio il cuore, quindi abbiamo voluto condividere con tutti voi il bello e il piacere di vivere il centro storico. Noi ci mettiamo tutto l'impegno per tutto il centro storico. Io non abito al centro storico, però amo il centro storico perché ci vivo quasi ogni sera. Cerchiamo sempre di andare avanti e di richiamare molta più gente.
sempre con l'impegno di tutti. Presentato a Ruvo di Puglia il calendario di appuntamenti dedicati al Natale che scalderanno le serate della città fino all'Epifania. Ascoltiamo. Pace, è questa la parola che contraddistingue l'ottava edizione di Luci e Suoni d'Artista, in partenza a Ruvo di Puglia dal 7 dicembre. Il ricco calendario di appuntamenti è stato costruito nel segno dell'umanità. La storica frase «Restiamo umani» di Vittorio Arrigoni è stata scelta per questa edizione 2023. È opportuno richiamare, proprio perché il Natale in genere viene associato a un sentimento di fratellanza, di solidarietà, di vicinanza alle persone. E questo per noi è un dato significativo, un po' anche le opere, le caratteristiche delle nostre luci d'artista fatte dalla partecipazione dei cittadini a richiamarsi a questa vicinanza alle persone, vicinanza appunto a quello che le persone caratterizza, e cioè la propria umanità. La ricerca di questa edizione si sofferma sulla presenza nell'arte, nella mitologia e nella letteratura, grazie al contributo della Proloco Puglia. Il ruolo della Proloco è un ruolo, diciamo, di facilitatore di servizi nei confronti dell'istituzione, del comune, ma soprattutto di tutti gli assessorati. Il nostro è un impegno anche di dare supporto all'amministrazione comunale. I contenitori culturali si animeranno di tante iniziative che parlano di musica, teatro e danza, musei aperti e possibilità di visitare luoghi di interesse, ma le vere protagoniste saranno le illuminazioni curate da Vittorio Palumbo, costruite insieme alla collettività nel corso di laboratori dedicati e svolti nei mesi precedenti. A Polignano è stato presentato il cartellone di eventi natalizi per la seconda edizione di C'era una volta il Natale. Sentiamo. La cultura sarà protagonista del Natale a Polignano a Mare con un ricco cartellone di eventi che per un mese, dal 7 dicembre al 7 gennaio, animeranno le vie del paese. C'era una volta il Natale, il titolo dato alla rassegna, riproposta con molte novità per il secondo anno consecutivo. Luminarie, musica, laboratori e spettacoli, centrale nell'offerta culturale e la presenza del teatro pubblico pugliese. Siamo la città più ospitale del mondo, siamo orgogliosi e ne approfitto per ringraziare tutte le associazioni di categoria legate al turismo e in particolar modo gli albergatori che ci hanno aiutato a conseguire questo premio, ma le associazioni ci hanno dato una mano anche ad organizzare questo cartellone assieme ai ragazzi e ai dirigenti dell'istituto alberghiero e ai dirigenti scolastici. L'obiettivo di questa manifestazione ovviamente è quello di creare un'onda lunga rispetto alla stagione estiva che è terminata e che ha riscontrato successi enormi, diciamo, in termini di flussi, di presenze e di arrivi. Abbiamo avuto un anno record che ha superato anche le performance dell'anno scorso, ma anche quelle pre-Covid del 2019. È un'onda lunga che noi vogliamo spingere grazie al supporto delle associazioni di categoria e speriamo anche di tutta la cittadinanza. L'obiettivo di questa campagna, di questa iniziativa, è quella di far conoscere Polignano anche d'inverno, perché Polignano è oltre il mare, ci sono tantissime cose molto belle che si possono vedere tranquillamente fuori stagione, quindi non è solo mare, non è solo bagni, ma è cultura, è storia, è tradizione, tante cose che d'inverno si apprezzano forse di più. A Bari, grande attesa per le celebrazioni dedicate a San Nicola del 6 dicembre, un evento che TRM Network seguirà fin dalle prime luci del mattino in tutti i suoi momenti più salienti. Vediamo. Ad aprire l'ultimo mese dell'anno e insieme a lui le festività natalizie, il 6 dicembre arriva puntualissima la giornata dedicata a San Nicola di Bari. Un appuntamento atteso dai fedeli della città e dai tantissimi pellegrini che ogni anno da tutta Italia e dall'estero arrivano a Bari per venerare il Santo di Mira. Una giornata dall'elevato valore religioso ma anche simbolico e popolare che TRM Network seguirà in tutti i suoi momenti salienti a partire dalle prime luci del mattino. Sui nostri canali sarà infatti trasmessa in diretta la tradizionale celebrazione liturgica delle 5 del mattino e a seguire quella altrettanto attesa delle ore 18. Ma la lunga giornata proseguirà con la testimonianza di tutti i momenti più sentiti della città e non solo, come la suggestiva fiaccolata della mattina, la processione che seguirà la messa del pomeriggio, per giungere infine tra il colore della partecipazione, della cioccolata calda e dell'enogastronomia tipica all'attesissima accensione dell'albero di Natale in piazza del Ferrarese, che darà ufficialmente avvio alle festività. Tutto il meglio e la magia di una delle giornate
giornate più sentite per la città di Bari domani su TRM Network. Questo era il nostro ultimo servizio, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.